a tutti ragazzi, sono Marco e siamo qui di nuovo sulla stagione del campionato di Formula 1 2015, perché dobbiamo spaccare il culo a tutti quanti. Però in postazione di gara aumenterei ancora difficoltà, metterei esperto, poi c'è leggenda, un par di muschi, va bene, esperto, danno nemico completo, ok, indietro, me l'ha salvato, sì, esperto. E adesso ragazzi abbiamo aumentato ancora la nostra difficoltà, vediamo come andrà. Tanto probabilmente mi vedete col sole in faccia, probabilmente, perché in questo momento sta per arrivare Dio a casa mia, e per questo arriva tutta questa luce, e per questo non ci posso fare niente. L'ho invitato e vi ho detto d'accordo, perché no, almeno giochiamo insieme. Probabilmente non lo vedete in questo video, ma è così, e purtroppo è così, è un po' strano. Nel deserto del Bahrain. Che figata! Il circo della Formula 1 è arrivato in città e le vetture dovrebbero scendere in pista a breve per l'inizio delle prove. Qui ragazzi metto la gara notturna di questo fine settimana. Sarà sicuramente una sfida per alcuni piloti, perché non tutti hanno esperienza con la luce artificiale e dovranno adattarsi velocemente alle condizioni. Qui ragazzi aumento tantissimo la le caratteristiche del, cioè caratteristiche, la grafica l'aumento adesso, l'aumento con voi forse? No dai, non mi interessa, magari questa pista non la conosco quasi per nulla. Aspetta, d'accordo ragazzi, dovrei aver aumentato, magari si vede, magari no, forse posso aumentare ancora di più, non lo so, però per ora lascio così. Ragazzi non si scherza, qui siamo a difficoltà esperto. E vi confesso che mi sto abbastanza cagando sotto, dato il fatto che non ho mai giocato una difficoltà così alta, mai, veramente. Prendiamo la scia a Ricciardo. Allora, quelle prime curve non dovrebbero essere difficili, non ho visto questa. Mamma mia, ho frenato proprio per l'ultimo. Questa potrebbe andare bene, questa la tengo così e poi freno per accelerare. Freno giusto un po', qui però devo fare il cambio di direzione molto meglio, e si può fare. Qui frena e accelera ora. Perché comunque sia il controllo trazione ce l'ho completo, di conseguenza. Questa curva è molto difficile, non sembra ma lo è. DRS, fisso. E c'ho il controllo trazione, l'ho detto, mi sembra, sì. Queste curve pure erano buggate in Formula 1 2006, me lo ricordo perché lo giocavo sulla Play 2, erano buggate a bestia, che proprio ti partiva sempre il posteriore, facevi un giro ti partiva il posteriore sempre, non c'è nulla a fare. Qui va tutto bene. Ok, va bene, vi faccio un altro giro poi ragazzi e poi ci vediamo dopo. Pole position per Lewis Hamilton. Ok, abbiamo fatto 6 decimi in più, è abbastanza, partiremo quarti per la prima volta in questa stagione. Benvenuti a Sakhir sta ceppa. Allora vediamo un po' quella finta su Vettel, siamo alla staccatona. Ah, scusi Vettel, mi scusi, andiamo a riprendere Hamilton, dai ragazzi, dai, siamo pronti, andiamo a riprenderci Hamilton. Ma che cazzo, ho fatto per bene la curva, fa troppo larga, troppo larga. Ragazzi abbiamo fatto il giro veloce, siamo andati molto più veloci di la curva, siamo quella grassa, dai,
Non ci siamo al DRS, non ci siamo. È più di un secondo lontano. Devo lontanare più di un secondo da Hamilton, non va bene. Cioè ragazzi, stiamo girando proprio allo stesso di Hamilton, più o meno. Non proprio. Ora vediamo se mi fermo adesso, non lo so. Ma penso di sì, ora voglio vedere che fa più che altro Hamilton. Parlare il meno possibile, dai. Sì, anch'io ti sto aspettando. Bene, rientro. Nel settore 2 facciamo proprio pena. Il settore 2 è abbastanza da schifo. Siamo nel pit, dai. Hamilton ci sorpassa, già lo sappiamo ragazzi, già lo sappiamo. Vado, ma non passare Hamilton, ti prego. Ho fatto solo un giro davanti, fammi farmene un altro. Cazzo, ci abbiamo Hamilton dietro ragazzi. Il motore sembra in cattivo stato, preparati a un calo della potenza. Porca puttana. Ah, questa volta l'avevo vista infatti. I tuoi pneumatici si stanno raffreddando, prova a scaldare. Riscaldo. Siamo a fare un casino qua. Sarà una lotta durissima. E non farci sorpassare ragazzi, sarà una lotta durissima. Non devo pensare che Hamilton è dietro di me, non ci devo pensare proprio. Ah! Dai, Ericsson, mi raccomando, non famo cavolate io e te. Lo sai già come funziona, te c'è le bandiere blu, io no. Quindi te ti scansi ora, hai capito? Magari mi dà il DRS, aspetta! Zio, dammi il DRS, zio! No! No! Ah, che non ce l'ha, perfetto. Non ce l'ha il DRS, Hamilton. Una gara tesissima. Mai fatte gare così tese, mai fatte. Mai! Dai! Bilanciato, che cazzo non so io che devo mettere. Lascio così. Quanti cazzi ragazzi al culo ci abbiamo oggi. Ci abbiamo il motore che non va. Ci abbiamo i freni che vanno male. Cazzo di Ericsson, no? Mi devi far perdere tempo. Ma perde tempo a Hamilton, mi raccomando. Ma non a me. Mettiti davanti, che ne so, fai qualcosa. Buttagli un po' d'olio davanti alle gomme. Sono una sega io. Ora non me lo sorpassa subito, guarda, Aspetta. No, forse no. Carburante grassa, ce l'abbiamo, andiamo. Che ragazzi, sta per iniziare l'ultimo giro e lo faremo tutti insieme in rigoroso silenzio, perché tanto ormai l'avete capito, metto sempre sotto una canzoncina, quindi iniziamo l'ultimo giro.
Dai ragazzi, manca solamente l'ultima curva. E andiamo dal quarto posto al primo posto con ottima strategia di gara su Hamilton, sui pit. Andiamo a vincere, vicini ai muretti, signori. Bandiera a scacchi ed eccoci qua, signori. Poi porto di lama, va bene. Seconda gara consecutiva col motore che va tanto male. Oh, sempre zio Vettel, Hamilton, Rosberg. Ragazzi, oh, a difficoltà esperto, eh. Cioè, mai fatto, veramente, lo giuro, mai fatto. Ho preso la funesta. Mamma mia, ragazzi. Mi fanno male le mani a quanto ho premuto il pad. Hamilton, da primo posto si arriva al secondo. Mamma mia, che partenza, che bella gara. Sospeso, 14 punti di distacco e dietro Hamilton. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, potete mettere un bel mi piace, commentare, condividere e iscrivervi se non l'avete ancora fatto e a darmi dei consigli nei commenti se potete. Noi ci vediamo col prossimo video. Bella ragazzi.